La Juventus dunque è campione d'inverno. Nelle scorse stagioni, contro Pattoni, di solito la Juventus ha fatto più punti nel girone di ritorno che non nel girone di andata. Tardelli, se il buongiorno si vede dal mattino... Io mi auguro di continuare su questa strada. Non stiamo andando abbastanza bene e facciamo soprattutto tanti gol. L'importante è continuare così e guardare per la nostra strada senza sentire i risultati delle altre squadre. Agnolin torna ad arbitrare in campionato la Juventus dopo aver garantito ai superiori un corso accelerato a Eton. Fischietto in mano, acqua in bocca e parolacce in archivio. Juventus in forcing fin dall'avvio. Il piede magico di Platini catapulta verso Martina un razzo erba-aria che sorprende il portiere e vanifica le barricate diligenti dei rossoblù. La ripresa dal basso conferma l'eccezionale precisione di Mister Europa nei panni di stoccatore. La guardia feroce montata da testoni su Rossi illustra il mordente di un Genoa formato gigante. Agnolin frena la favella, dispensa carezze ed estrae cartellini quando è strettamente necessario. La formazione di Simoni si affida al contropiede saettante di Briaschi, che servito da Corti, sfruttando gli strani rimbalzi della sfera, beffa Bodini, già a terra con qualche attimo di anticipo. La Juventus si scuote. Rossi, in moto perpetuo, frequenta non solo il gol ma anche l'assist. Il suo cross consente a Cabrini l'ennesima rete in acrobazia. Il capitano azzurro, come vedete, rischia l'osso del collo per eludere, con un perentorio avvitamento, il simultaneo intervento di Martina e Bergamaschi e per poter consumare il meritato rito dell'abbraccio. Nell'intervallo c'è anche chi gioca una personalissima partita contro il freddo polare. All'inizio della ripresa la Juventus è intirizzita e il Genoa ne approfitta. Il numero 6 Policano non è un carnea de qualunque. Gioca, spinge, inventa e propizia il pareggio di Benedetti. Nello stacco il centrocampista brucia uno specialista, Cabrini, con Bodini per una volta spaesato. Due minuti più tardi il volto lacrimoso in barriera di un Onofri preoccupato vale come un presagio. Penso, da 20 metri, non perdona. Il missile dell'ex veronese si abbassa improvvisamente e centra l'incrocio dei pali. Trapattoni ha ormai una validissima alternativa alle punizioni naif di Platini. La gara, ancora orfana del miglior Boniek, celebra Rossi rifinitore. Per una collisione in area fra Faccenda e Platini, Agnolin concede il penalty e difende la sua decisione fino al testa a testa. Calcia Rossi e nonostante l'estremo tentativo di Martina, sigla l'epilogo di un match avvincente. Simone, come ha visto esattamente nel dettaglio questa azione che ha propiziato il calcio di rigore per la Juventus? Cioè, a me è sembrato che prima, poi l'uomo viola smentirà tutto, però mi è sembrato che prima si è appoggiato Platini, che abbia cercato di sfondare un attimo e poi cadendo, probabilmente cadendo, Faccenda ha fatto il fallo, però a mio avviso c'era un fallo precedente.